Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera, si accomodi, prego. Grazie. Posso offrirle un caffè? No, grazie, l'acqua va benissimo. Come stai? Bene. Prego. Cominciamo subito. Nei tuoi scritti, nei tuoi articoli, hai dato molte versioni di ciò che detesti e hai aperto così una lotta da solo contro le istituzioni, contro le ideologie, contro i poteri, contro alcune persone. Ecco, per rendere meno complicata la nostra conversazione, io chiamerò tutto questo la situazione ed è chiaro che mi riferisco a quella scena contro la quale tu di solito ti rivolgi. Ma voglio farti questa obiezione. Mettiamo che il tuo sia un pensiero magico. Tu fai un gesto della mano e tutto scompare. Tutto quello che detesti. Tu resti solo. Solo e senza mezzi espressivi, voglio dire. Sì, capisco. Parli di un pensiero magico che non solo cerco, ma in cui io credo, e questo non perché mi consideri una specie di stregone, ma perché so che battendo sempre sullo stesso chiodo può persino crollare una casa. Quelli che hanno cambiato la storia non sono stati né i cortigiani né gli assistenti dei cardinali, ma chi ha saputo dire no. Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale e infatti per funzionare deve essere grande, assoluto e assurdo. Il buon senso non ha mai fermato la situazione. Allora sono tre i discorsi. Qual è la situazione? Perché si dovrebbe fermarla o distruggerla? E in quale modo? Bene. Adesso descrivi la situazione. Tu sai perfettamente che i tuoi scritti, il tuo linguaggio, hanno l'effetto della luce del sole che attraversa la polvere. Che è una bella immagine, però è difficile da capire. Sì, grazie per l'immagine del sole, ma io pretendo molto di meno. Pretendo solo, semplicemente, che tu ti accorga di questa tragedia. Qual è la tragedia? La tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono una contro l'altra. E questa tragedia è iniziata con quell'universale, obbligatorio e perverso sistema di educazione che forma tutti noi, dalle cosiddette classi dirigenti giù fino ai poveri, che ci spinge tutti dentro l'arena dell'avere tutto, ogni cosa, a tutti i costi. Ecco il motivo per cui tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Quindi, se mi trovo tra le mani un consiglio d'amministrazione o una manovra finanziaria, uso quelli. O uso una spranga. E quando io uso una spranga, io faccio la mia violenza per ottenere ciò che voglio. Perché lo voglio? Perché mi hanno detto che è una virtù volerlo. Io esercito il mio diritto, la mia virtù. Sono un assassino e sono un bravuomo. Così oggi le persone non si fanno scrupoli ad ammazzare. In questo il panorama è cambiato. Qui c'è voglia di uccidere. Questa voglia ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro, di un intero sistema sociale che fabbrica gladiatori che sono stati educati tutti ad avere, possedere e distruggere. Ecco, tu ci vedi tutti quanti come dei pastorelli senza educazione scolastica. Ignoranti, però felici. Te lo dico fuori dai denti. Io scendo all'inferno. E so molte cose che per ora non disturbano la pace degli altri. Ma state attenti, l'inferno sta salendo da voi. È vero, si indossa diverse uniformi, porta maschere differenti. Siamo tutti vittime, siamo tutti colpevoli. Ma la voglia, il bisogno di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere forte, e riguarda tutti. E non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come posso dire, di chi ha toccato la vita violenta. Non dovete illudervi. E voi, con la vostra scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo basato solo sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere.
Fammi tornare alla mia domanda iniziale. Tu magicamente cancelli tutto, la scuola dell'obbligo, i funzionari eletti, la stessa televisione. E che cosa ti resta? Tutto. A me resta tutto. Me stesso. Essere vivo, essere vivo nel mondo. Vedere, lavorare, capire. I miei libri, i miei film. Io continuerei a fare film anche se fossi l'ultimo uomo al mondo. Forse continuerei a farli perché ne ho bisogno. Perché mi piace farli e continuerei a farli. O mi suicido o li faccio. Io facendo film, facendoli, in qualche modo esprimo me stesso. Se poi questa mia espressione viene alienata, vabbè, pazienza. Intanto io mi sono espresso il più possibile liberamente. Ora basta, non voglio più parlare di me. Di me ho detto fin troppo. Tutti sanno che le mie esperienze le pago di persona. Forse sono io che sbaglio, ma io continuerò a dirvi che siamo tutti in pericolo. Pasolini, se questa è la tua visione della vita, non so se accetti la domanda, ma come puoi allontanare il rischio e il pericolo? Si è fatto tardi. Meglio fermarci. Magari puoi lasciarmi le domande, ci sono dei punti troppo assoluti. Dammi il tempo di pensarci un po'. Lo sai, per me è molto più facile scrivere che parlare. Aggiungo delle note e te le lascio per domattina. Ce l'hai un titolo? Siamo tutti in pericolo?